La Federal Reserve prima e la Banca Centrale Europea poi. Tassi sempre in crescita, 25 punti base è il rialzo che sancisce la Fed. Di 50 quello della BCE, ma la reazione dei mercati sorprende. L'analisi è di Alessandro Albano, editor di investing.com. Federal Reserve e BCE hanno di nuovo alzato i tassi di interesse. I tassi in America ormai hanno raggiunto il livello della pre-crisi del 2008, particolarmente 2007, mentre per quanto riguarda la BCE stiamo affrontando il rialzo dei tassi più importante della storia della Banca Europea. Che cosa è successo invece per quanto riguarda i mercati finanziari? Qualcosa che normalmente non succede, cioè quando i tassi vengono rialzati c'è chiaramente un repricing, diciamo, di quelli che sono gli asset di rischio, con normalmente una vendita su quelle che sono le azioni e gli asset che ne conseguono. In questo caso invece c'è stata una reazione diametralmente opposta, perché nei comunicati che hanno accompagnato le decisioni delle banche centrali ci sono state delle frasi, e anche poi ripetute dai governatori nelle conferenze stampa tradizionali, conferenze stampa che seguono le riunioni, nelle quali è stato segnalato che sì, ci potrebbero essere degli altri tassi, ma c'è stato delle indicazioni su uno stop implicito da qui probabilmente entro il primo semestre. Continuità e coerenza sono le parole chiave di Christine Lagarde. L'obiettivo è portare l'inflazione al 2%. Proseguire quella che è la misura e la direzione che si sta prendendo è fondamentale, altrimenti si va a creare uno scostamento con quelle che sono le attese e con quello che poi è la trasmissione delle misure di politica monetaria ai partecipanti. In questo caso Christine Lagarde non ha fatto altro che ripetere quelle che erano delle frasi che lei aveva già detto in precedenza, cioè quando i mercati avevano cominciato a apprezzare uno stop, un rallentamento più che altro dell'aumento dei tassi da parte della banca centrale. In questo caso lo ha fatto essenzialmente perché, come se poi si è visto, i mercati hanno reagito in una maniera molto euforica a quelle che sono appunto le indicazioni di un rallentamento. Lei ha fatto capire come anche nella reazione, l'ha scritto anche nel comunicato, come a marzo ci sarà un altro aumento dei 50 punti base, però i mercati e gli investitori si sono fermati su una frase in particolare e poi si valuteranno gli effetti dei rialzi. Però quel termine "si valuterà" è stato interpretato come, ecco, uno stop e quindi come un allentamento della politica restrittiva. L'ottimismo dei mercati, una migliore comunicazione da parte della BCE. Sono i segnali di una recessione scongiurata o è presto per dirlo? Questo appunto ha creato una miglior certezza, un miglior posizionamento nei confronti di mercati e quindi appunto una maggior sicurezza su quello che potrà essere il percorso futuro. Cioè, da stare attenti a quando i mercati sono troppo ottimisti rispetto a quelle che sono le indicazioni di una banca, anche perché l'allentamento delle condizioni finanziarie è quello che le banche centrali non vogliono dopo essere in un percorso molto restrittivo, e quindi per andare a creare un contesto inflattivo, perché con delle condizioni finanziarie allentate, con un circolo di denaro importante, si va a rimettere in moto quello che le banche non vogliono per portare un'inflazione che rispetto ai livelli attuali in Europa è ancora molto alta, per un mercato che prezza delle cose che in effetti vanno in direzione opposta alle indicazioni della banca centrale può far solo che male al contesto economico finanziario. La ricaduta sull'economia reale continua a essere significativa. Mercato immobiliare e automotive ancora penalizzati, per una ripresa bisognerà attendere il 2024. In questo caso chiaramente un aumento dei tassi di altri 50 punti base sicuramente non fa altro che aumentare quelli che sono i costi di prestito, non soltanto dei mutui, ma i costi di prestito in generale, anche per esempio per le autovetture. Quindi un mercato
immobiliare che sicuramente risentirà di quelle che sono le decisioni future. Seguendo le indicazioni delle banche centrali nel 2024 ci sarà un allentamento delle condizioni di prestiti, delle condizioni di mercato, e quindi ci saranno delle condizioni più agevoli per i consumatori per andare ad acquistare beni immobiliari.